noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista, lo abbiamo detto la settimana scorsa in conferenza stampa, questo per dire anche che da parte nostra, da parte del sottoscritto, da parte della forza politica che rappresento il Consiglio regionale c'è stata anche una forma di apertura, se c'è la questione è affrontare fra una settimana questa discussione, noi siamo disponibili, ovviamente abbiamo anche il diritto come forze politiche di esprimere le nostre opinioni e come tali massimo martedì prossimo vogliamo deliberare, essere fra le prime regioni in Italia che appunto non soltanto hanno depositato l'atto ma che lo hanno anche portato a casa, votato per dare poi parola ai cittadini. L'opposizione oggi ha messo nell'angolo la maggioranza e l'ha costretta a rinviare di una settimana il punto all'ordine del giorno. E credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani. In particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la Regione può richiedere al Governo di trattare in forma autonoma, come l'energia, e in Toscana parliamo ovviamente in particolare della geotermia, dell'ambiente e quindi anche relativamente ai parchi e al sistema ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura. Slitta di una settimana la discussione in Consiglio regionale sull'autonomia differenziata. Una seduta apposita è stata convocata per il 16 luglio e solo allora si entrerà nel merito con PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, qualcuno le ha definito un fronte popolare, che ribadiscono la richiesta di referendum abrogativo e vogliono che la Toscana sia tra le prime 5 regioni d'Italia a chiederlo. La Toscana, la Campania, la Puglia, l'Emilia-Romagna e la Sardegna hanno coordinato su un unico testo la richiesta, come recita la Costituzione, per il referendum. Nella seduta del 9 luglio, accanto alle due proposte di deliberazione, il centrodestra aveva minacciato di fare ostruzionismo e depositare centinaia di emendamenti. Poi la decisione congiunta di rinviare la discussione, ma nel merito le posizioni restano distanti. Si crea una disparità e un'ingiustizia che dà alle regioni più ricche ancora più ricchezza, alle regioni più fragili ancora più debolezza. E questo non va bene. Quindi noi siamo per un regionalismo, siamo perché alle regioni vengano affidate competenze rispetto allo Stato centrale, ma siamo perché questo avvenga sempre con un regionalismo equo e solidale, non con un regionalismo che invece marca e aumenta le differenze. I due PDD, che per quanto ci riguarda hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacatio legis e quindi la legge non è ancora in vigore e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. Quindi noi siamo ancora più convinti della nostra posizione sull'autonomia differenziata, ma siamo altrettanto soddisfatti del nostro lavoro in aula affinché ci sia un voto consapevole da parte di tutti i consiglieri regionali su quello che per noi è un tema centrale per l'Italia intera, che è quello dell'autonomia differenziata e di più potere e competenze alle regioni. Dopo la tornata amministrativa ed europea, nuovi ingressi in Consiglio regionale. Primo cambio nel gruppo di Fratelli d'Italia, dove lascia il capogruppo Francesco Torselli, eletto a Bruxelles. Lascio, dice, dopo 4 anni di lavoro. Ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto. Io nel discorso di saluto all'Aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023, che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana, quando 3 province, ma non solo, sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento, ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione, nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione.
Al suo posto Sandra Bianchini. Tra le priorità dice il tema del lavoro. Perché io provengo da quel settore, io sono una manager che si è sempre occupata di lavoro e quindi questo è il mio tema in cui credo molto e vedo che negli anni insomma non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Quindi lavoro, formazione e impresa è sicuramente il primo tema. Il secondo tema, che è molto attuale purtroppo, è Sollicciano. Sollicciano perché è un problema, l'inferno di Sollicciano è un inferno che non è di qualche mese, è un inferno che va indietro nel tempo. Cambio anche nel gruppo del PD. Nicola Ciolini, che era subentrato a Ilaria Bugetti, eletta sindaca di Prato, rassegna le dimissioni. Al suo posto Marco Martini, già sindaco di Poggio a Caiano. Quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro e il lavoro giusto, che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. Ci sono poi tutti i temi ambientali che riguardano anche la nostra provincia. In particolare a me sta a cuore, perché ho fatto il sindaco per due mandati nel comune di Poggio a Caiano all'interno della provincia di Prato, quindi il grande parco della Piana al quale anche noi come Poggio a Caiano abbiamo sempre aderito, quindi tutta la questione che riguarda anche la mobilità, i collegamenti Prato-Firenze che ovviamente hanno un impatto importante sul territorio e che deve vedere la realizzazione di interventi e di opere fortemente sostenibili sul piano ambientale. Da 15 anni Tosca riunisce i centri antiviolenza della regione toscana, una delle poche esperienze di sinergia esistenti in Italia che ha garantito risultati importanti, dice la Presidente, nel ricevere il gonfalone d'argento del Consiglio regionale. Noi abbiamo deciso come centri antiviolenza della Toscana di metterci in rete come coordinamento Tosca 15 anni fa. Noi facciamo quasi un compleanno in questi giorni perché era il giugno 2009 quando è nato il coordinamento, ed essere un coordinamento assicura una omogeneità delle metodologie che noi utilizziamo, un rapporto con le istituzioni che è un rapporto unitario, cosa molto importante, e ci permette di fare rete utilizzando le competenze che troviamo in tutti i centri. Supporto alle vittime di violenza, luoghi protetti e centri di ascolto, iniziative culturali. Quali sono i numeri di Tosca? Allora, come Tosca noi abbiamo anche strutture protette che funzionano sia per l'emergenza che per la fase successiva fino a, diciamo, all'empowerment delle donne. Abbiamo 186 posti letto tra tutti, sia tra donne e i loro figli minori. Tema finanziamenti. I finanziamenti non sono mai abbastanza, anche se mi preme dire che noi dal 2019, che 2013 con la legge 119 che abbiamo dei finanziamenti pubblici che passano dalla regione toscana, e la regione toscana in diversi anni ha incrementato, implementato queste risorse con risorse proprie, però il mondo dei centri antiviolenza è un mondo che vive ancora tantissimo di volontariato, con tante difficoltà, perché nella complessità lavorare sul volontariato è più difficile, e quindi finanziamenti, siamo costantemente a caccia di finanziamenti. Alla cerimonia di consegna del gonfalone d'argento il presidente dell'assemblea consiliare assieme ai consiglieri Fratoni, Petrucci e Spada. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. Allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché
ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale. Perché i centri d'ascolto, ma non solo i centri d'ascolto, perché loro hanno anche delle case protette, sono una rete fondamentale per le donne vittime di violenza e anche per i loro figli, per i loro bambini, quindi sicuramente intervengano nei momenti di emergenza, ma sono anche, diciamo, un modo per le donne che hanno necessità di trovare dei punti di riferimento di cui hanno necessità in certi momenti. C'era anche la presidente della Commissione Pari Opportunità della Toscana, ente che collabora in iniziative culturali con Tosca. In questo noi devo dire collaboriamo molto con Tosca, perché insieme a loro abbiamo portato avanti dei progetti sulle scuole, in particolare sulle scuole superiori, e anche con l'Auser regionale, proprio per sensibilizzare gli adulti di Auser a riconoscere i segnali della violenza. Ogni scusa, diciamo così, è buona per fare in modo che si costruisca una coscienza collettiva contro qualsiasi forma di violenza. Consegnati nell'auditorium di Palazzo del Pegaso gli attestati di partecipazione al progetto Woman on Board, promosso da Federmanager e Manager Italia e nato per favorire l'accesso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo. Ad illustrare gli obiettivi del progetto, Melania Angotta, presidente di Federmanager Toscana: ridurre il divario di genere, favorire l'inclusione e l'accesso delle donne alle posizioni di leadership. Questo proprio per dare la possibilità agli organismi pubblici e agli amministratori di poter selezionare gente veramente qualificata, per dare poi anche perseguire anche quella che è stata la direttiva europea del 27 dicembre del 2022, che diceva appunto che nelle aziende a partecipazione statale, a partecipazione pubblica e soprattutto in quelle quotate dovevano esserci dei manager, che era una quota appunto di donne, e soprattutto che le valutazioni, quindi la scelta, venisse fatta con criteri di meritocrazia e anche di equa partecipazione donna-uomo. Un percorso che va nella giusta direzione, hanno commentato la Presidente della Commissione Toscana per le Pari Opportunità e il Presidente dell'Assemblea Legislativa. Nella giusta direzione di raccontare che esistono tante donne, tante eccellenze in Toscana che possono fare le manager e che appunto hanno fatto un percorso per diventarlo, perché tutti gli indicatori nazionali e internazionali ci dicono che più donne nei posti di potere, nei CDA delle aziende, più le aziende migliorano dal punto di vista della qualità, ma anche dei bilanci e della resilienza al mercato. In questo senso l'Italia è ancora indietro e dobbiamo lavorare per migliorare questa condizione. Quindi questo percorso va esattamente in questa direzione. E noi insieme alla Commissione Pari Opportunità cerchiamo di portare avanti da tempo, cioè ridurre la differenza di genere anche all'interno delle carriere nelle nostre aziende, sostenere percorsi formativi che facilitino la crescita anche delle figure femminili come manager nelle nostre aziende. Noi dobbiamo romperlo questo tetto di cristallo. Si trova un misto di opere e sculture, praticamente sono 40 artisti, ognuno con una sua propria opera, e sculture di Pinocchio all'opera. Abbiamo cercato di fare questa fusione che per fare sì che la storia di Pinocchio si abbinasse alla musica. Abbiamo cercato di fare questo connubio e credo di esserci riuscito.
Ecco, in questa mostra al Consiglio regionale tutti questi generi esplodono per un racconto corale, colorato, fantasioso di tutto quello che Pinocchio ha saputo ispirare, della sua fatica con l'esistenza, della sua capacità di superare i momenti difficili. Ed è una mostra che è realizzata dalla Fondazione Sistema, dalla Fondazione Collodi, dal Sistema Sinapsi, che è un gruppo al quale appartiene Emiliano Landi, l'organizzatore e curatore, e dal Centro Tedesco di Prato, per dire che intorno a Pinocchio si esprime sempre una coralità e una capacità di attraversare i tempi, i linguaggi, i popoli e di saper ispirare molto, appunto, per quanto riguarda gli artisti e le nostre e la loro capacità di raccontare la nostra esistenza. Pinocchio non smette di stupirci e con la musica si compie un percorso artistico che davvero riempie i locali del Consiglio regionale. Ma questo è uno dei 500 progetti che seguiamo annualmente, è un connubio tra la musica e quindi le note musicali e quello che è Pinocchio, quindi il mondo fatato del burattino. Rappresenta un incontro tra quelli che sono gli strumenti musicali, il mondo musicale e la favola di Pinocchio, quindi l'idea era quella di dare una rappresentazione di come la musica pervade il libro di Lorenzini e come può essere rappresentato tramite delle opere artistiche. E quindi vediamo sia delle sculture che delle opere pittoriche.